Direttrice, oggi una donazione importante alla vostra fondazione. Sì, sono arrivati oggi 17.000 euro da parte dell'associazione Smile For. E per noi è veramente un prezioso dono questo, che va insieme ad altri fondi donati dall'associazione Fiori Blu, che è l'associazione di genitori che si è costituita come onlus un anno fa qui all'interno della fondazione, va ad aiutarci a riprendere alcune attività tipo la piscina a Padova e la musica a Cannero, che erano state necessariamente ridotte, addirittura bloccate per mancanza di fondi. Come tutti sappiamo, la crisi un po' economica mondiale ha colpito anche la fondazione, dovendo necessariamente limitare alcune nostre attività. Credo che sia importante dire che la Fondazione Holman è una struttura privata olandese senza scopo di lucro, quindi tutte le attività erogate dalla Fondazione sono a titolo esclusivamente gratuito. E non siamo convenzionati, la Fondazione non è convenzionata con il sistema sanitario nazionale, e quindi in pratica tutte le spese vengono sostenute dal Consiglio olandese. Oggi proprio questo Consiglio, il Presidente del Consiglio, ha avuto questo dono, che andrà sicuramente così ad essere un tassello importante per le attività che vengono qui svolte. Noi ci occupiamo solo di bambini con disabilità visiva e con eventuali altre pluriminorazioni. La prima cosa che facciamo è mettere in atto una valutazione diagnostica. Arrivano da noi bambini anche molto piccoli, senza una diagnosi. Arrivano molto da altri professionisti, quindi dagli ospedali, da medici, delle strutture pubbliche. E dopo questa valutazione diagnostica, laddove ci sia bisogno, inizia un'attività di tipo riabilitativa. Riabilitazione che spazia dalla riabilitazione visiva alla musicoterapia, alla fisioterapia, alla neuropsicomotricità, alla psicoterapia, la logopedia, quindi tutto quello di cui un bambino con una disabilità visiva e con ulteriori disabilità può aver bisogno per la sua crescita.